Se voi sappiate, possiamo iniziare o aspettate degli amici che sanno, che sapete che devono venire e quindi hanno trovato difficoltà a cominciare. Accomodatevi, non restate in piedi, se voi lo fate perché volete uscire, potete andare. Buonasera a tutti, io sono Chiara e faccio parte dell'associazione Puglia SOS. Come ha anticipato il collega De Santi, il nome Puglia SOS ha questa ambivalenza che sta nel suo nome, che è appunto il fatto di indicare non soltanto con il SOS il software open source, ma anche l'SOS, quindi l'help. Infatti, come potete leggere, il motto della nostra associazione è un aiuto per i software open source. Quindi questo è anche uno degli scopi appunto dell'associazione, cioè quello di dare un aiuto a coloro che si affacciano al mondo open source. La mia sarà una brevissima presentazione sia dell'associazione che della giornata, quello che faremo. Quindi innanzitutto vedremo chi siamo, gli obiettivi dell'associazione, le attività che abbiamo svolto e cosa vogliamo fare. Allora, chi siamo? Quindi, come potete dire, qua è spiegato innanzitutto come è nata l'idea, quindi durante il Joomla Day di Firenze, ed è nata appunto come l'idea è nata dal voler replicare quella giornata e i principi positivi su cui si basava l'associazione di Joomla Firenze. Ma la nostra associazione però, rispetto all'associazione Joomla di Firenze, è di più ampio respiro, in quanto non soltanto vuole
cercare di divulgare le informazioni su Luna, ma anche su tutti i software open source. Ed ecco perché l'associazione non si chiama Giulia Puglia, ma si chiama appunto Puglia Software Open Source. Quindi cerca comunque di valorizzare tutti i software che sono open source. Inoltre, la Puglia Source ha già un suo sito che è appunto www.pugliasource.it, ma abbiamo anche registrato un dominio dedicato a Joomla che è appunto www.joomlapuglia.it. Quali sono gli obiettivi dell'associazione? Da statuto sono veramente tanti, però cerchiamo insomma di dire quelli che sono quelli principali. Innanzitutto l'obiettivo principale è proprio quello di divulgare attraverso le manifestazioni culturali, scientifiche e di software open source. Quindi questo diciamo che è l'obiettivo principale dell'associazione. Ma ce ne sono anche tanti, più specifici, che sono proprio quelli di diffondere i CMS nel mondo della scuola, negli enti pubblici e nell'industria e in ogni altro settore in cui si applicabile. Quindi un aspetto molto importante dell'associazione è proprio quello di cercare di coinvolgere quante più associazioni possibile, comunque, soprattutto poi con le scuole. Inoltre, anche favorire quindi la libera circolazione delle idee, sempre relative appunto al free software, e favorire anche la sua diffusione nei diversi ambiti, non soltanto favorire la diffusione, ma anche l'utilizzo delle varie software, open source, soprattutto anche in ambito sia scolastico che extrascolastico. Quindi cerchiamo di sviluppare e di promuovere così dire sia all'esterno, ma allo stesso tempo cerchiamo anche di far crescere l'associazione anche a coloro che fanno parte dell'associazione stessa. Infatti ci occupiamo appunto di organizzare delle manifestazioni o comunque dei corsi o cerchiamo anche magari di creare delle pubblicazioni che possano appunto sempre inerenti al software open source. E anche la realizzazione di laboratorio, svolge anche attività di consulenza. E tutto questo cerchiamo anche di diffondere queste informazioni attraverso il nostro sito web. Le attività, nonostante questa associazione si è costituita quest'anno, il 16 febbraio 2013, ha già fatto alcune attività, non soltanto questa appunto a cui state partecipando, il Linux Day 2013, ma abbiamo anche avuto due corsi di introduzione al CMS Joomla, presso l'Istituto Tecnico Economico Statale Cassano di Barletta, ma nel frattempo cerchiamo di collaborare sia con questa scuola e quindi di gestire il sito del Cassano, ma anche dell'Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia. Quindi cerchiamo quindi questa collaborazione soprattutto con le scuole. Cosa vogliamo fare? Noi l'associazione vuole continuare quindi a divulgare e coltivare questa passione nel confronto appunto del software open source e per cui la cosa che noi ci piacerebbe tanto è anche quello di cercare di allargare questa passione anche agli altri e di condividere anche con altri appassionati questa nostra passione. E quindi invitiamo tutti gli interessati a seguire le nostre attività sui maggiori social network quali Facebook, o Twitter o Google Plus, che sono i canali che noi utilizziamo per la nostra comunicazione. Quindi questo è tutto. Adesso vi lascio al programma che segue. Ci sarà il mio collega Michele Di Benedetto che vi presenterà la storia su Linux e poi a seguire gli altri relatori.